Ecco quali servizi attendono i crocieristi che sbarcano nel porto di Cagliari. Appena scendono dalla loro nave ancorata nel molo Rinascita, chi ha acquistato l'escursione a bordo sale sui bus delle ditte convenzionate con la compagnia, in attesa nel piazzale del molo che porta i crocieristi in tour un po' nei dintorni di Cagliari, compreso Barumini. Gli altri salgono a bordo degli shuttle che fanno la spola con il piazzale davanti all'ex stazione marittima. Lì i turisti trovano vari servizi a pagamento, come i bus andati e ritorno per la spiaggia del Poeto e per il quartiere Castello ogni 30 minuti. C'è anche la possibilità di salire su un trenino turistico della Cagliari Tour per un lungo giro in città o sul bus Spiaggia del Poeto e la Playa andate e ritorno, che nelle belle giornate fa il pieno. Altra offerta di tour arriva ai crocieristi dalla Carrozza Service, che porta 20 persone presso monumenti e quartieri storici cittadini. Ancora il CTM offre un giro nei luoghi più suggestivi di Cagliari con il suo grande EPU scoperto, cosa che fa anche Visit Cagliari con il suo pulmino. Infine l'offerta più originale è quella dell'app turistica che porta nei luoghi più importanti del capoluogo della Sardegna. Chi non aderisce a questi servizi, a pagamento si intende, chiede informazioni all'Infopoint Mi Pressi, che fornisce anche mappe, poi tappa obbligata alla via Roma. In via Roma arriva ancora un'offerta per visitare Cagliari a piedi in 2 ore, accompagnati da guide abilitate e plurilingue. Coloro che non usufruiscono neanche di quest'ultimo servizio a pagamento si immergono nei quartieri di Cagliari alla loro scoperta in solitario, armati di cartine e opuscoli che spiegano e illustrano le peculiarità della città.